Mi trovo a Vallo della Lucania presso l'aula consiliare del Comune in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo Dipartimento di Musica Popolare, Istituto Musicale Guitré di Vallo della Lucania, sede decentrata del Conservatorio Statale di Musica Gimartucci di Salerno. Questa è l'idea della contaminazione in generale, quindi l'importante è conoscere la radice di tutto, anche delle nostre contaminazioni, delle nostre culture antiche, per noi molto antiche, però tutto ha un nome che è Africa, quindi troviamo qualcosa che viene da lì, capiamo le radici importanti e poi curiamo le nostre. Un progetto importantissimo, un progetto molto molto grande, molto ambizioso, è un progetto che va oltre i confini geografici del territorio, del nostro territorio, è un progetto che tenta di recuperare le nostre radici, le radici della terra del sud, come abbiamo avuto modo di chiamarlo già in precedenza, ma che vuole consegnare ai posteri qualcosa di importante, qualcosa di vero, qualcosa di puro, di incontaminato. Vogliamo far ricordare a chi verrà dopo di noi chi erano i nostri nonni, chi erano i nostri padri, che cosa avevano prodotto dal punto di vista artistico, dal punto di vista musicale e non solo, dal punto di vista teatrale, dal punto di vista della poetica, dal punto di vista della danza, dal punto di vista delle arti affine, insomma in tutti quanti i sensi. Allargamento dell'offerta formativa che il nostro istituto si è posto come obiettivo. Il Dipartimento di Musica Popolare è già in attivo da qualche anno. Infatti siamo il primo istituto a livello nazionale ad avere un triennio di laurea proprio in didattica della musica con indirizzo musica del Mediterraneo. Ci vantiamo di questa cosa perché già 3 anni fa abbiamo creduto in questo obiettivo, insieme a noi ci ha creduto il Conservatorio di Salerno e quindi in automatico il MIUR ci ha dato la possibilità di far laureare nel nostro territorio questi ragazzi appunto in musica popolare. Queste nuove realtà che si insediano a Vallo della Lucania, ma non a Vallo della Lucania, nel Cilento, perché noi siamo, l'ha detto bene anche Lilli Malatesta poco fa, il rappresentante del parco, ci poniamo come punto di riferimento del Cilento e questo è un fatto storico, un fatto acclarato, quindi da noi può partire, deve partire la linfa per dare vita al nostro territorio, perché il Cilento ha bisogno di vivere di unitarietà e questo progetto lo dimostra perché, come è stato detto alla conferenza stampa, il Dipartimento si propone l'obiettivo di mettere insieme tutti i comuni, la gran parte dei comuni del Cilento che hanno aderito, sono tantissimi, adesso non li nomino tutti ma sono tanti, alla creazione di questo nuovo studio di ricerca del Dipartimento, e insieme innanzitutto alla Regione Campania, alla provincia di Salerno, all'EPT, alla provincia in generale del Salernitano, quindi voglio dire, senza naturalmente dimenticare il parco, perché il parco per noi è l'identità che ci dovrebbe raccogliere sotto un unico baluardo.